Hai restituito la mia giacca? Certo. E dopo un'accesa discussione con la commessa, fra le lacrime di tutte e due, ho ottenuto il rimborso totale. Voglio riaverla. Ah, ma certo. Questo computer non vuole prendere la mia password. No, non ho quello. Quello era il mio computer. Beh, portami il mio. Svegliami a mezzanotte, ma non scuotermi. Metti su una musica dolce e alza via via il volume. Che ci fai ancora qui? Sono sempre l'ultima a uscire. Veramente sono io l'ultimo. Quei due vivono in ufficio e se li chiudessimo a chiave in una stanza così faranno sesso. Quando scoperanno, noi saremo liberi. Noi vorremmo fermare l'ascensore per qualche minuto, così che due persone si innamorino. Chi è quel tizio? A scada lì, signore. E io li sospendo. Oh mio Dio, inizia sempre così nei miei incubi. Che sta facendo? Che sta facendo? Smetta di spogliarsi, la prego. Devo togliermi! Sappiamo vita, morte e miracoli, cosa adorano o detestano. Siamo i burattinai che muovono i loro figli. Rick ha dei buoni biglietti per gli Yankees. No, guarda dagli spalti come un normale tifoso. Ovvio che li ha. Vorrei che le due persone che sono sedute qui si bacino. La vita ci aspetta! Siamo liberi! Starò via fino a domani. Arrivo più tardi domani. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo riempito due poveri depressi di pura gioia. Sono fiera di noi. Sì! Voi già vi conoscete? Siamo amici. Che figata. Perché l'hai detto così? Con quel tono di voce? Codice rosso, o meglio nero. Cercherò di permettergli di insegnare a me come diavolo va il mondo. Salva di Harper. Siamo come ingenitori in trap. No, non è vero. Ho visto quel classico di Lindsay Lohan abbastanza volte da sapere che stiamo facendo come nel film. Non fare più l'assistente quando avrò 28 anni. Io ne ho 28. Oh, mi dispiace tanto. Per te, sono davvero triste per te. Ciao ragazzi, sapevate che nel film Molto incinta del 2007 con Seth Rogen e Katherine Heigl la parte della protagonista doveva essere interpretata da Anne Hathaway? Pare però che la Hathaway avesse qualche piccolo problemino con la scena del parto, che descrisse come scioccante perché si vedeva la testa del neonato praticamente uscire. L'attrice si è rifiutata sia di prestarsi per quella scena sia di far credere che le parti intime della controfigura fossero le sue. In più, secondo la Hathaway, quella sequenza non era nemmeno necessaria. È così, ciao, tu sostituita. Per oggi è tutto, vi ricordo che pubblichiamo video sempre, ogni giorno, quindi attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, così non ve ne perdete nemmeno uno. Ciao da Valeria.